La guerra in Ucraina e l'indipendenza energetica dalla Russia sono stati al centro del secondo giorno di The State of the Union, la conferenza organizzata dall'Istituto Europeo per fare il punto sullo stato di salute dell'Unione. La seconda giornata, come sempre nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio, è quella più politica, con personalità europee di alto livello. È stata la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ad aprire la seduta. È il nostro momento del whatever it takes, a qualunque costo, ha detto riferendosi alla necessità di cambiare l'Europa per le nuove generazioni. Usare questa crisi per arrivare a quell'unione energetica di cui parliamo da anni, se necessario, cambiando anche i trattati, ha proseguito Metsola riferendosi alla richiesta che anche il premier Draghi ha rivolto giorni fa alla plenaria di Strasburgo. Cambiare dei trattati, soprattutto la regola dell'unanimità nel Consiglio europeo dei capi di Stato e di Governo che blocca le decisioni. Serve per far questo la volontà politica. Non è solamente il cambiamento dei trattati, noi dobbiamo avere la volontà politica, perché anche quando avevamo gli strumenti, per esempio nell'ambito della migrazione, nei nostri trattati, non abbiamo trovato di solidarietà tra gli Stati membri. Allora, per me sì, possiamo cambiare le parole, i trattati, ma ultimamente, noi abbiamo bisogno della volontà politica per cambiare e per andare avanti con più Europa, non meno. Quanto alla guerra, Metsola ha ribadito le sanzioni alla Russia. Dobbiamo, aggiunto, slegarci dalle nostre dipendenze dal Cremlino. Metteremo fine alle importazioni di petrolio e dobbiamo portare a termine la nostra politica di zero gas dalla Russia. Sulla stessa lunghezza d'onda, ma più cauto, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che ha partecipato anche a un incontro con gli studenti a Firenze nell'ambito della giornata dell'Europa. Stiamo lavorando per arrivare a un accordo tra tutti i paesi europei per fermare l'importazione di petrolio dalla Russia. Si farà, ha detto Joseph Borrell, che però ha invitato al realismo. Con il greggio, che è quello che paghiamo di più alla Russia, è più semplice, cominciamo da quello. Il gas è una risorsa energetica che non può essere sostituita da un'altra materia, ci vorrà più tempo per staccarsi da quello russo. Borrell ha invitato a non leggere la situazione come una guerra dell'Occidente contro la Russia. C'è un paese aggredito, il punto è far rispettare la Carta delle Nazioni Unite. Inviando armi in Ucraina, gli hanno chiesto gli studenti. Non come Unione Europea, ha spiegato loro Borrell, le norme non lo consentono. Non è mancato durante tutta la conferenza il ricordo per l'ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli, nato a Firenze e scomparso a gennaio. Roberta Metsola, che ha preso il suo posto, era la sua vice. Mi manca molto, specialmente qua, quando ricordiamo che era fiorentino, ma per me quando Sassoli ha come convinto, come europeista convinto, un grande uomo che ci ha detto che dobbiamo trovare quello che ci unisce e non quello che ci divide.